associato a un libro. Sul libro troverete esercizi graduali che vi porteranno a conoscere al meglio e a poter eseguire senza grandi problemi le tecniche qui illustrate. Prendete una nota, vi mettete su una velocità comoda e provate a essere regolari. Così potete avere diverse sonorità. Ugualmente è molto importante il punto di impatto del dito. Potete colpire il roll per estendere la scala. Un buon esempio può essere questo. Solo una nota in touch and roll.